siamo rimasti che dovevamo dimostrare diciamo la completezza o l'incompletezza, dovevamo vedere se gli spazi normati che avevamo visto ieri, cioè lo spazio delle funzioni continue su un intervallo AB con la norma LP, era completo o no. Noi sappiamo che è completo nel caso della norma infinito. Nel caso delle altre norme stavamo cominciando a vedere se volevamo vedere in sostanza che non è completo per le altre norme. E se vi ricordate, avevo preso questa successione fn di x uguale a cotangente di nx, no? E avevamo preso l'intervallo v era c0 di meno 1, 1. E f con n di x converge puntualmente alla funzione di greco meno segno di x, e questa è f di x che non sta in c0, però è una funzione integrabile secondo Riemann. Quindi se io voglio andare a fare l'integrale tra meno 1 e 1 di f di x meno f con n di x, cioè se voglio andare ad ampliare il mio spazio con questa funzione e andare a vedere la norma L1 di f con n meno questa funzione, si può fare. Questo qui abbiamo verificato che era due volte l'integrale tra 0 e 1 di greco mezzi meno arcotangente di nx. Forse avevamo già fatto il punto, comunque è ripetita io. Quindi qua mi veniva pi greco meno due volte, quando vado a integrare arcotangente di nx, io faccio l'integrale tra 0 ed n dell'arcotangente di y e y fratto n uguale greco meno 2 su n, quell'integrale lo faccio per parti, y arcotangente di y valutato tra 0 ed n, più 2 su n integrale tra 0 ed n y fratto 1 più y quadro, che era uguale a pi greco meno 2 su n, qua mi viene n al cotangente di n, e poi qua mi viene più 1 su n per il logaritmo di 1 più y quadro valutato tra 0 ed n. E quando n tende a infinito, questa quantità che è positiva tende a 0. Allora, questo tende a pi greco mezzi da sotto, quindi questo tende a pi greco da sotto, e quindi questa differenza tende a 0 da destra. Questa qua è una quantità positiva, però tende a 0 perché logaritmo di 1 più n quadro circa 2 logaritmo n fratto n, sappiamo che il limite notevole è 0. Quindi questo qua tende a 0, ovviamente positivo, era l'integrale di un valore assoluto che era positivo. Quindi l'abbiamo ripetuto e abbiamo visto quindi che C0 a meno 1, 1 con la norma L1 non è completo. Perché? Se fosse completo, da quello che abbiamo appena scritto, segue facilmente che questa successione qui in L1 è una successione di Cauchy. Perché è una successione di Cauchy? Perché se vado a fare l'integrale di f con n meno f con m, mettendo f in mezzo, posso maggiorarlo con
l'integrale di f con n meno f più l'integrale di f meno f con n. Quindi alla fine mi verrebbe la somma di due termini che tendono a 0. E quindi sicuramente è una successione di Cauchy. Ma nel momento in cui è una successione di Cauchy, se converge in L1 da qualche parte, deve convergere per forza a questa funzione. Ok? E allora questo ci dice che non c'è una funzione continua che è il limite in L1 di questa successione, perché il limite già c'è e non lo è. Ok? Ci sarebbe ancora qualche piccola cosa da precisare, ma sostanzialmente il ragionamento è questo. Questo spazio non è completo. Allora qui si apre un problema. Allora, innanzitutto vediamo che non è completo neanche LP. Andiamo a vedere LP. Cioè non è completo lo stesso spazio neanche rispetto alla norma LP. Per quale motivo? Il limite in norma LP è sempre la stessa funzione di prima. Perché se io vado a fare f con n meno f alla p, beh, se vi ricordate, sia f con n meno f, sia f con n che f erano limitate, questa quantità questa quantità in valore assoluto è compresa tra 0 e pi greco mezzi, no? Se vi ricordate la figura, questa differenza è sempre compresa tra 0 e pi greco mezzi in valore assoluto, cioè di qua è chiaro che qua è 0, qua è un numero che si può avvicinare a pi greco mezzi, qua è quasi pi greco mezzi, e dall'altra parte, siccome la funzione è dispari con valore assoluto e pari, questa differenza è compresa, l'importante è che sia limitata, minore o uguale di una costante. Allora io cosa posso dire? Io posso dire che questa qua è posso maggiorarla, vabbè, dovrei usare una disuguaglianza che adesso non posso usare perché è la disuguaglianza di Hodge. Supponiamo per un attimo, prendiamo la zona dove questa qua è più piccola di 1, ok? Allora, se f con n di x meno f di x è più piccolo di 1, questo mi dirà che f con n f con n meno f con n di x meno f di x alla p è più piccolo di f con n di x meno f di x, che è più piccolo di 1.
Ok? Quindi in realtà in questa zona elevare alla P la funzione scende, e quindi se tendeva a 0 prima l'integrale tende a 0 pure adesso. Rimane la zona dove, dove l'integrale, dove quella differenza è più grande di 1, ok? Però io cosa posso dire? Posso dire che se allora vediamo un po', prendiamo x uguale 1 su n, arcotangente di nx fa arcotangente di 1 che fa pi greco quarto, quindi diciamo fuori di meno 1 su n, 1 su n, allora a 1 su n l'arcotangente vale pi greco quarti, quindi quella differenza, diciamo se il valore assoluto di x è compreso tra 1 su n e 1, allora pi greco mezzi meno pi greco mezzi segno di x meno arcotangente di nx alla p è minore o uguale di pi greco mezzi segno di x meno arcotangente di nx che è minore o uguale di 1. Ok? Quindi quando io vado a fare, andiamo adesso a fare l'integrale tra meno 1 e 1 di fn di x meno f di x elevato a p. Allora, questa funzione è una funzione pari. Quindi questo è uguale a due volte l'integrale tra 0 e 1 di fn di x meno f di x. Sono sempre le stesse funzioni di prima, solo stavolta ho chiamato f con n. Ok? Allora questo lo posso scrivere come due volte l'integrale tra 0 ed n di f, tra 0 e 1 su n di fn di x meno f di x alla p di x più due volte l'integrale tra 1 su n e 1 di fn di x meno f di x alla p in dx. Allora questo è più piccolo di quanto? Allora, se vi ricordate, questo era minore di pi greco mezzi, quindi questa quantità è minore di 2 per pi greco mezzi elevato a pi per 1 su n. Perché? Questo è 2, questo è minore di pi greco mezzi elevato alla pi, mi viene pi greco mezzi alla pi, e poi devo integrare da 0 a 1 su n e mi rimane 1 su n, più l'integrale tra 1 su n e 1 in questa zona, questa funzione è la più piccola di 1, quindi levando la p decresce, quindi se io ci tolgo la p l'integrale aumenta. A quanto tende tutto questo? Beh, questo è di meno dell'integrale di prima, è di meno dell'integrale di prima, perché l'integrale di prima era tra 0 e 1, tendeva a 0, ci manca il 2 e quindi continua a tendere a 0. Questa è una costante fratto n che tende a 0 e quindi tende un'altra volta a 0. Ok? Va bene. Uno dice ma la norma LP era tutto elevato alla 1 su P dopo. Non fa niente.
se la base, siccome 1 su p è un esponente fisso, costante, se la base tende a 0, che è una successione, elevata alla 1 su p, continuerà a tendere a 0. Quindi cosa abbiamo scoperto in realtà? Abbiamo scoperto che c con 0 di meno 1, 1 con la norma LP, quando p è compreso tra 1 e è minore di più infinito, non è completo. Questo abbiamo scoperto. Questa è una scoperta molto importante. Non è astrazione, è una scoperta che significa molto in pratica. Che significa? Perché ci serviva la completezza, se vi ricordate l'analisi 2? La completezza ci serviva, per esempio, per dimostrare il teorema delle contrazioni, oppure per trovare le soluzioni in C1 dell'equazione differenziale del primo ordine, in certi spazi di funzioni C1. Ok? E quindi ci serviva per lavorare. Perché? Perché normalmente noi ottenevamo delle soluzioni o delle funzioni che avevamo trovato, che andavamo cercando, come limite di successione. Allora, per mostrare che questa successione aveva limite, prima dimostravamo che era tipo C e poi dalla completezza trovavamo il limite. Questo per vederne le proprietà, per dimostrare che era C1, eccetera, eccetera. Poi il limite normalmente nella pratica si fa come limite puntuale quando lo vuoi calcolare. Però quello era lo schema. E qua come si farà? Si farà altrettanto. Allora, il concetto è: vogliamo usare la norma L1, la norma L2, la norma LP invece della norma infinita? Si può fare. Come non si può fare? Si può fare. Qual è il problema? Che quando vai a fare i limiti di successioni di Cauchy non rimani nelle funzioni continue, quindi ci avrai delle funzioni nei due spazi che sono discontinui e te le devi prendere perché magari rappresentano una soluzione di un problema. È chiaro questo? Questo è il punto fondamentale. Non è un punto facile da maneggiare, perché il concetto di completezza è un concetto abbastanza stupido, nel senso che c'è un teorema del completamento in matematica che dice che quando uno spazio metrico non è completo, lo completi. Come lo fai? Aggiungendo tutti i limiti delle successioni di Cauchy. Se vi ricordate, quello che abbiamo fatto quando siamo passati da Q a R in analisi 1 è esattamente questo. Tu nei razionali non hai tutti i numeri che ti servono. Se io faccio un limite di una successione di numeri razionali, potrebbe per esempio tendere a radical 2. E allora che fai? La prima cosa che fai, aggiungi questi limiti per rendere lo spazio completo. Lì come abbiamo aggirato l'ostacolo? Perché noi non abbiamo fatto così. Se vi ricordate, la costruzione di R in analisi 1 si faceva con le sezioni. Però è un modo proprio per non aggirare, per non parlare di limiti prima. Perché noi, una volta che stavamo in R, poi abbiamo potuto parlare di limiti, poi abbiamo visto, per esempio, qual è il teorema che ci dava la completezza di R. Vi ricordate che quando io ho una successione, il massimo limite, una successione limitata, il massimo limite e il minimo limite ci stanno sempre. Perché? Perché si sfruttavano le proprietà di R. Faccio l'estremo, l'imsup, perché sarà un limite che sarà uguale a un estremo superiore, e l'estremo superiore c'è sempre in R. Chiaro? Quindi là avevamo aggirato il problema con un trucchetto in realtà.
qua non c'è un modo facile di aggirare questo problema, non c'è un modo facile, cioè tu se vuoi completare questo spazio, lo spazio, il completamento di questo si chiama spazio di Lebesgue LP. Ok? Però non c'è un modo facile di fare questo completamento. Perché? È perché ti possono uscire delle funzioni anche strane. Cioè, ti possono uscire in particolare delle funzioni non integrabili secondo Riemann. Allora, quale sarebbe la risposta? Sarebbe sviluppare un integrale dove quelle funzioni sono integrabili. E in effetti l'ha fatto Lebesgue. Se no, questo qua non si chiama spazio LP. L sta per Lebesgue. Ok? Ora, per questione di tempo, la teoria dell'integrale di Lebesgue non la facciamo più. Ok? Anche perché farebbe perdere 3 crediti se ne andrebbero solo per fare la teoria di Lebesgue. Però o ti fai prima la teoria di Lebesgue, ti costruisci lo spazio LP e dici che è completo, o ti fai il completamento e poi vedi che le funzioni eccetera. Una sola cosa vi dico, 2-3 cose vi dico su questa teoria di Lebesgue. La prima è che in realtà ci vuole, perché voi quando andrete a fare adesso teoria dei segnali e ci avete i segnali a quadrato sommabile L2, quali sono tutti quelli integrabili secondo Lebesgue con integrale finita, se state su un intervallo diretto, chiaro? Non è che sono, dice sì, ma quelli sono tutte funzioni che sono integrabili secondo Riemann, lo so al 99%, anzi al 99,9%, tutte le funzioni che incontrerete saranno non solo integrabili secondo Lebesgue ma anche secondo Riemann. Cioè la teoria di Lebesgue non è che abolisce quella di Riemann, cioè estende, cioè tutte le funzioni integrabili secondo Riemann sono integrabili anche secondo Lebesgue e hanno lo stesso integrale, soltanto che è un po' più sofisticato. Ah, tuttavia tu non puoi toglierla da mezzo, perché quando vai a fare un limite in LP di una successione di funzioni che sono anche solo anche continue, quindi ben più che integrabili secondo Riemann, no? Perché tu sei continuo su un intervallo chiuso, quindi certamente sono integrabili secondo Riemann, però ti potrebbe venire una funzione che non è integrabile secondo Riemann, che però è di essere integrabile secondo Riemann. Ok? Questa è la prima cosa. Seconda cosa importante, c'è una sfumatura quando si passa da Riemann a Lebesgue, che le funzioni, ma già questa sfumatura la potete cogliere anche già quando parlate di integrale secondo Riemann. Se vi ricordate, norma L1 uguale a 0, noi non abbiamo dimostrato che la norma LP è una norma, abbiamo fatto solo per la norma L1. Ma l'abbiamo fatto nel momento in cui le funzioni erano continue. Se le funzioni fossero state integrabili secondo Riemann e io ciò che l'integrale del valore assoluto fa 0, che mi succede? Posso dire che la funzione è ovunque nulla? No, perché per esempio la funzione che vale 0 dappertutto tranne in un punto dove vale 1, quella è integrabile secondo Riemann e l'integrale fa 0. Allora come si risolve questo problema? Perché se vi ricordate la definizione di norma, quando la norma fa 0 la funzione deve essere nulla. Si risolve così: quella funzione per noi a tutti gli effetti fa 0, è la funzione nulla, cioè si identificano tutte le funzioni che mi dà, in cui il valore assoluto, l'integrale del valore assoluto mi fa 0, quelle si vanno a identificare, quelle sono tutte le funzioni in cui la norma L1, L2, LP farà 0. Si dice, si identificano le funzioni, la funzione non è più nulla, ma è nulla quasi ovunque, cioè tranne che su un insieme di misura nulla. Ecco, qual è il problema di questa misura nulla? È che la misura andrebbe presa secondo Lebesgue, è sempre alla volta. Ok?
cioè quando andiamo a fare la norma L1, la norma L1 farà 0 per tutte le funzioni che sono 0 tranne che su un insieme di misure, nulla. Ok, quindi dovremmo identificare queste funzioni, per esempio una funzione che vale 0 tranne che in un certo numero di punti, che potrebbero anche essere infiniti nel caso della misura di Lippe, ma anche nel caso della misura di Peano e Jordan. Comunque può darsi che l'integrale del valore assoluto faccia 0, quella funzione per noi a tutti gli effetti è 0. Ora queste, diciamo, visto che non facciamo la teoria di Lippe, questi tecnicismi li lasciamo a margine, uno li dice una volta giusto perché li deve dire. Però quello che è importante è che, qual è il concetto? Se voi lavorate con la norma infinito e partite dalle funzioni continue, il teorema di Anastasio ci dice che convergenza uniforme non si esce dalle funzioni continue se sono su un intervallo chiuso. Viceversa, se lavoro con la norma LP e ho una successione che converge nell'LP, potrebbe convergere a qualcosa che sta fuori di C0. Per esempio, questa successione qua convergeva tranquillamente alla funzione di greco mezzo per segnare questa funzione qua, che è una funzione di discontinuità. Può succedere, va bene? Ed è importante che succeda, perché adesso che andiamo a ripassare le serie di Fourier e a estendere quello che abbiamo detto sulle serie di Fourier, le serie di Fourier dove si vanno a sviluppare in maniera naturale? In L2. Perché? Se vi ricordate la definizione che adesso richiamiamo, è come si vanno a fare la proiezione? La proiezione si va a fare con il prodotto scalare di L2. E quindi la serie di Fourier di una funzione convergerà naturalmente in L2. Chiaro? Quello è il punto. E quindi mi ricostruisce tutte le funzioni di L2. Voi adesso non so se l'avete già cominciato a usare, se è di Fourier in qualche altro corso. Però quando comincio a fare, vabbè, la serie di Fourier dell'onda quadra. L'onda quadra mica è continua. La serie di Fourier dell'onda tenda di Segre. Manco quello è continua. Oppure la serie di Fourier di una funzione che fa zig zag su e giù, quella è continua, però la derivata prima no. Tutte queste cose noi le rivedremo sul discorso, diciamo, dei coefficienti della serie di Fourier. Vedremo come sono fatti i coefficienti della serie di Fourier di funzioni di questo tipo. È chiaro? Ma d'altro canto è normale, perché quando vai a sviluppare in serie di Fourier una funzione, vedrai che la condizione di continuità in realtà non è né necessaria né sufficiente per sviluppare in serie di Fourier. Ci sono funzioni discontinue che posso sviluppare in serie di Fourier e funzioni continue che non posso sviluppare in serie di Fourier, in cui la serie di Fourier non converge alla funzione d'A. Addirittura esiste un esempio, almeno non ci converge in L1, in L2 ci deve convergere per forza. Questo è un esempio complicato, non mi era venuto in mente, l'ho enunciato un po' male. Comunque, tornando indietro, il punto fondamentale è che qua se ci mettete la norma infinita, la norma di convergenza uniforme, questo è completo. Se ci mettete la norma LP, questo non è completo. Quindi, concetto fondamentale, io ho uno spazio, su questo spazio posso avere tante norme, se lo spazio è completo, fino a che faccio limiti e successioni, non esco dallo spazio e quindi io non ho il problema di dover ampliare il mio spazio. Se invece il mio spazio non è completo, quando andrò a lavorare con queste norme e faccio i limiti di successione, è possibile che io vada fuori dallo spazio e quindi devo lavorare col completamento. Il completamento di questo, rispetto a questa norma, si chiama spazio LP dell'intervallo meno 1.
diciamo, se qua c'era B dell'intervallo A. È chiaro? Ok. Adesso prendiamo una funzione f periodica di periodo 2π, diciamo f da r in r. Oh, noi siamo, diciamo, io faccio il corso di matematica, per me periodo di 2π, punto e basta. Poi voi in teoria segnate, fate il periodo T e quindi vi fate tutte le complicazioni per aggiustare il periodo T. No, ma c'ha senso, perché almeno così ti concentri sui concetti. Quello è un cambiamento di variabile che te lo fai quando lo serve, insomma, è un po'. È inutile perdere tempo in conti che ti distraggono quando tu ti devi concentrare sui concetti. Oh. Prendiamo, supponiamo che f sia integrabile secondo Riemann su meno pi greco pi greco. In tal caso necessariamente integrale da meno pi greco e pi greco di f di x quadro di x è finito, perché se vi ricordate, se f è integrabile secondo Riemann, f quadro è integrabile secondo Riemann. Vabbè, qua il quadrato non mi serve la funzione reale, ok? Quindi poi sapete che se è integrabile secondo Riemann è pure limitante. In realtà tutto questo, questo discorso qua è artificioso, cioè la condizione vera, una funzione misurabile, cioè una cosa che si può, alla fine si può andare a cercare di fare integrale secondo Lebesgue, con integrale di Lebesgue del quadrato finito. Questa sarebbe la vera condizione, ma siccome noi non conosciamo l'integrale secondo Lebesgue non possiamo dire, allora dobbiamo prendere l'integrale secondo Riemann. Se la prendi l'integrale secondo Riemann, se vi ricordate, è limitata automaticamente. Però andrebbe bene per esempio anche una funzione integrabile in senso generalizzato, cioè che se ne va infinito da qualche parte, basta che l'integrale del quadrato sia finito. Da qualche parte dove? In qualche punto tra meno pi greco e pi greco, perché questa non, diciamo, è periodica, quindi. Ok. Allora, questa era la premessa per fare lo sviluppo in serie di Fourier. Ripeto, la vera premessa, questo non c'entra niente, l'unica premessa che servirebbe è questa. Per capirla bene ci vorrebbe la spiegazione dell'integrale. Allora, cosa si faceva? Allora, se vi ricordate, questo mi pare che l'abbiamo accennato, che allora io prendo C0 di meno pi greco pi greco con la norma L2, e quindi se vi ricordate posso anche dire col prodotto scalare canonico, il prodotto scalare F scalare G è uguale a integrale meno pi greco e pi greco di F per G di F di X G di X. Se f e g sono integrabili secondo Riemann, anche f per g lo è. Ok? Oltretutto sono tutte e due limitate, quindi tutte limitate, non ci sono problemi.
Ok. Questo è il prodotto scalare canonico, quello che induceva la norma L2. Benissimo. Allora, il primo lemma è questo qua. Allora, questo lo chiamiamo V. Allora, prendiamo V con N, contenuto in V, che è lo span delle funzioni 1 coseno di x coseno di nx, poi seno di x seno di 2x seno di nx. Allora dico che la dimensione di v con n è uguale a 2n più 1 e quella sopra indicata è una base ortogonale di cuore. Che significa? Significa che tutte queste funzioni mu con n sono a 2 ortogonali. Allora, come si fa? Facciamo la dimostrazione. In realtà dimostreremo qualche cosina in più. Allora, cominciamo a fare. Allora, noi abbiamo h che varia tra 1 ed n. Allora io dico che l'integrale tra meno pi greco e pi greco di 1 per coseno di hx in dx è uguale all'integrale tra meno pi greco e pi greco 1 per seno di hx in dx e fa sempre il prodotto. Questo chi è? Non è proprio il prodotto scalare 1, coseno di hx? H va lì, varia tra 1 e n, no? Invece integrale tra meno pi greco e pi greco di 1 in dx ovviamente fa 2 pi greco. Quindi quando faccio ho fatto i prodotti scalari della funzione 1 con tutte le altre, ovviamente con se stessa, questo qua non è altro che la norma della funzione 1 in L2 di meno pi greco al quadrato. Come si fa la norma quadrata? Si fa 1 scala se stesso, 1 per 1 fa 1, integrato meno pi greco, pi greco fa 2 pi greco. Quindi se faccio la norma quadrata fa 2 pi greco, la norma fa la radice di 2 pi greco. Invece quando vado a fare 1 scalare le altre funzioni, mi viene sempre 0. Come con i vettori, no? Semplicemente qua sono funzioni, devi fare il prodotto scalare e poi integrare. Ok. Poi cosa posso fare? Posso prendere una funzione del tipo integrale da meno pi greco e pi greco, cioè il prodotto scalare tra coseno di hx e seno, mettiamo un altro k compreso tra 1 e n, e seno di kx in dx. Ok?
Allora vediamo. Allora, innanzitutto questi perché facevano 0? Qua spero che sia evidente, no? Questa è l'integrale del coseno di hx è periodica di periodo 2π greco su h in realtà. Quindi qua stiamo integrando una funzione periodica a media nulla su un periodo, l'integrale. Oppure se non lo fate l'integrale, lo vedete subito. Chiaro? Ok. Qua invece lo facciamo. Allora, per fare questo integrale cosa facciamo? Andiamo a scrivere in maniera diversa, io faccio l'integrale tra meno pi greco e pi greco del facciamo seno di k più h x meno, allora un mezzo qua ci devo mettere, meno seno di qua facciamo h più k, qua facciamo h e meno k, questo perché? Perché per le formule di Costa-Velesi seno di p meno seno di q è uguale a due volte, questo 2 va dall'altra parte, il coseno della semisomma, quando fate la semisomma vi viene hx, per il seno della semidifferenza, e la semidifferenza quando fate la differenza dividete per 2 vi viene kx, ok? E quindi ok, ma questo integrale quanto fa? 0. Perché? Sì, se volete lo potete fare, però queste funzioni sono funzioni periodiche di periodo 2π greco, 2π greco per quarto intero, cioè diviso quarto intero, e quindi sono periodiche anche di periodo 2π greco e sono a media nulla perché il seno oscilla e la media. Quindi quando andate a sviluppare questo integrale fa sicuramente 0. E uno dice però attenzione, che quando fosse h uguale k il periodo sarebbe, diciamo, in realtà il periodo è 0 perché la, però anche la funzione è 0, quindi anche in quel caso l'integrale è 0. Andiamo a fare, allora qua cosa ho fatto? Ho fatto il prodotto scalare di coseno di hx con tutte le funzioni semplici. Però posso fare anche il prodotto scalare delle funzioni, della funzione coseno di hx con le funzioni coseno, quindi qua posso scrivere integrale tra meno pi greco e pi greco del coseno di hx per il coseno di kx in dx. Allora questo qua è uguale a un mezzo per l'integrale tra meno pi greco e pi greco del coseno di h più k x più il coseno di h meno k x dx. Questo sempre per le forme di Costa-Velesi. Questa è la forma di Costa-Velesi. Coseno di p più coseno di p di q è uguale a due volte coseno di p più q mezzi per coseno di p meno q mezzi. Poi se vi ricordate, io vi ho sempre detto che queste formule di Costa-Velesi io non me le ricordo, me le ricavo mentre scrivo. Comunque è giusta, controllate ed è quella giusta. Allora, quanto fa questo integrale? Fate attenzione che stavolta pure fa 0. Tranne in un caso. In quale caso non fa 0? Quando h è uguale a k. Quando h è uguale a k, qua mi viene 2k, ma qua mi viene 0, coseno di 0 fa 1, l'integrale mi fa 2π greco fratto 2. Ma è normale che faccia così? Certo che è normale che faccia così, perché quando h è uguale a k, questo è un coseno in quadro, è un coseno in quadro, è una funzione positiva, l'integrale non può fare 0.
non è identicamente nullo. Chiaro? Ed è logico, perché è l'unica volta che sto a fare il prodotto scalare della funzione con se stesso. Quando faccio il prodotto scalare di un vettore non nullo con se stesso, non mi viene 0. Mi viene la lunghezza del, diciamo, al quadrato del vettore. Ok? Beh, adesso mi è rimasto da fare un solo integrale. Quale integrale? Integrale da meno pi greco e pi greco. Vediamo se ce lo faccio entrare, lo scrivo. Integrale tra meno pi greco e pi greco, i e cos. Di seno di hx per seno di kx. Perché io adesso prendo la funzione seno e faccio il prodotto scalare. Con uno già l'ho fatto, col coseno già l'ho fatto perché avevo fatto il prodotto dei coseni con i seni. Quindi è inutile rifare il prodotto dei seni con i coseni, che è la stessa cosa. E mi rimane solo da fare quella dei seni con i seni. Allora, questa quando fa seno seno, questa mi fa meno, vediamo un po', un mezzo integrale tra meno pi greco e pi greco del coseno di h più k x meno il coseno di h meno k x in dx. Ok? E questo quanto fa? Lo scrivo qua sotto. Anche qui mi fa 0 se h è diverso da k. E se H è uguale a K, quanto fa? Questa è la solita formula. Vabbè, si può verificare con la formula di Costa-Felsi. In realtà io scrivendo così, che formula ho usato? Non quella di Costa-Felsi. Come si chiama quella di Costa-Felsi al contrario? Di Werner. Però in realtà voi verificate con le formule di Costa-Felsi. Sapete, il coseno meno coseno è uguale a meno 2 seno seno. Di più più mezzo. Comunque qua mi viene, quando h è diverso da k, qua mi vengono degli interi diversi da 0 e quindi mi viene 0. L'integrale mi fa tutti e due 0. Se h è uguale a k, che succede? Questo qua mi fa 0 come prima, perché qua viene 2k, il numero k è un numero positivo, e qua mi viene 0. Il coseno di 0 fa 1, ma c'è un meno, poi c'è un altro meno, quindi diventa più. Quindi 2π fratto 2 fa π come questo. Quindi, cosa possiamo dire di tutte queste funzioni? Queste funzioni, se io li guardo come vettori in L2, in C0 con la norma L2, sono tutti quanti vettori che hanno la stessa lunghezza tranne uno. Cioè hanno tutti lunghezza radice di pi greco, perché qua la norma quadrato fa pi greco, qua la norma quadrato fa pi greco, tranne la funzione 1, la cui norma quadrato fa 2π greco, quindi quello è lungo radice di 2π greco. Quindi questa qua è una base, se la voglio ortonormalizzare è facile, divido, uno lo divido per radice di 2π greco, gli altri li divido per radice di 2π greco, però è una base ortogonale. Ma nel momento in cui so che tutti questi vettori sono ortogonali, cosa so? Il teorema è dimostrato? C'è che è dimostrato, perché? Quando abbiamo fatto Gram-Schmidt abbiamo visto, no? Che i vettori ortogonali sono linearmente indipendenti. Sono un sistema di generatori, quindi sono indipendenti. Il sistema di generatori sono una base. Quindi quello spazio che dimensione ha? Esattamente 2n più 1. E quella è una base ortogonale. Una base, sì, ortogonale. Va bene? Ok. Allora, cosa mi dice questo rispetto a quello che abbiamo studiato in analisi 2? Che lo spazio delle funzioni C0 in norma L2, che dimensione ha? Certamente non ha dimensione finita, perché se avesse dimensione 1000, può avere dimensione 1000? No, prendere n uguale a 500, là ci stanno 1001 funzioni. In uno spazio di dimensione 1000 non potete trovare più di 1000 vettori indipendenti, là ne trovate quanti ne volete. Quindi non può avere nessuna dimensione finita.
allora diremo che non è uno spazio di dimensione finita. Poi, come si trattano gli spazi che non hanno dimensione finita? Sostanzialmente, quando n tende a infinito, in qualche modo potremmo dire che v con n tende a riempire tutto V, cioè ogni elemento a tutto V, ma non solo, in realtà tende a riempire completamente tutto. Cioè, quando andiamo a vedere L2, ogni funzione di L2 si può sviluppare, diciamo, tra meno π e π, si può sviluppare in serie di Fourier, e la serie di Fourier convergerà in L2 a quella funzione. Quindi in realtà la base di questo spazio è come se fosse la collezione di tutte quelle funzioni per n che va in finito, no? È come dire, qualcosa abbiamo visto sulle serie di potenze, no? Noi abbiamo visto che sotto certe ipotesi certe funzioni erano la somma della serie di Taylor in norma infinita uniformemente, no? Se io avevo uno sviluppo in serie di Taylor della funzione logaritmo di 1 più x tra meno 1 e 1, se io mi metto in meno 1 più epsilon, 1 meno epsilon, se vi ricordate, là la convergenza della serie di Fourier, della serie di potenze, è addirittura totale e quindi era uniforme. Quindi in quella norma lì io vedevo che c'era convergenza, e qua in qualche modo è la stessa cosa, cioè in L2 tutte le funzioni di L2, che non sappiamo bene cosa sia, ma tutte le, diciamo, tutte le funzioni che potete immaginare che hanno il quadrato sommabile, cioè quando andate a fare l'integrale del quadrato viene finito, almeno cominciate con quelle integrate secondo Riemann con l'integrale quadrato finito, anche Riemann in senso generalizzato, tutte queste funzioni si possono scrivere come somma di seni e coseni? No, come limite di somma di seni e coseni. In quale norma? In norma del però questo qua sarà un risultato che non lo so se dimostriamo, ok? Cominciamo a vedere. Allora, questo qua, cosa abbiamo dimostrato per ora? Abbiamo dimostrato che queste funzioni qua sono ortogonali, che quindi quello spazio lì, se lo vogliamo considerare uno spazio vettoriale, non può avere dimensione finita, anche quando prendiamo solo C0. Ah, sono funzioni, no? Non ci sta, non sono, non è RK che ci sono solo K vettori indipendenti al massimo. Sono funzioni. Se io, per capirci per quale motivo questo spazio di dimensione infinita, no? Voi prendete un intervallino, voi prendete una qualunque funzione e prendete delle altre funzioni che su un pezzetto di questo, questa funzione è costante su un sottointervallino, prendete altre funzioni che sono tutte zero su un pezzetto di questo intervallino, possono mai generare questa funzione? Io prendo tante funzioni, quello che mi pare, basta che sia 0 su un pezzetto di questo intervallino. Quando vado a fare combinazioni lineari, su questo pezzetto di questo intervallino verranno 0, non possono generare questa che valeva 1. Quindi questo fatto mi dice che io di funzioni indipendenti ne posso trovare tante, perché appena i domini non si intersecano, so sicuramente, oppure c'è un pezzo dove una vale 0, sono sicuramente indipendente. Allora, se io faccio delle funzioni che hanno dei domini che non, diciamo, ci siano dei pezzi in cui una vale 0 e l'altra vale 1 ogni volta che fa, e di queste qua posso fare successione di funzioni, infinite funzioni che fanno così, sicuramente posso trovare infinite funzioni indipendenti. Ma in realtà quella non è una dimostrazione, questa invece è una dimostrazione. Tutte le funzioni 1, seno di nx, coseno di nx sono tutte quante indipendenti. Anzi, meglio ancora, sono ortogonali. Se sono ortogonali, sono indipendenti. Indipendente. È chiaro? Meglio di così? Ok. Allora, vediamo che adesso. Allora, facciamo 5 minuti di pausa.